Questo TGDO è offerto da Molino Spadoni, specialista delle farine dal 1921, da Spuma di Champagne, da SEE Automation Digital Packaging e da Costan, brand del gruppo EPTA. Giostile rileva Ginsini, nasce il colosso del casalingo. Fico ancora senza pace, in arrivo un altro rinnovo. Bofrost, il fatturato tocca i 146 milioni di euro. GDO, Industria e Governo per il patto antinflazione. Esselunga nella bufera, al centro il nuovo spot. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna in onda sui canali di Edizioni DM. Vediamo insieme anche questa settimana le principali notizie nel mondo del retail e del largo consumo. Giostile si rafforza con l'acquisizione di Gensini, società produttrice di articoli per la casa e il giardino. L'operazione porta l'azienda bergamasca ad ampliare il proprio portafoglio di oltre 200 referenze nell'ambito dello storage, della pulizia della casa, del bagno, della cucina e dell'ecologia. Il business inoltre verrà esteso alla vendita di armadi e ripostigli per esterni. La capacità produttiva vede l'integrazione di 40 dipendenti, un polo produttivo di circa 4.000 metri quadri che include 22 linee di stampaggio di materie plastiche e un magazzino di circa 3.000 metri quadri con un'officina dedicata alla produzione e manutenzione degli stampi di prodotto. Fico verso un altro cambio di format, lo ha annunciato Oscar Farinetti, proprietario e gestore di Fico Italy World. Ancora non chiari i tempi e i modi dell'operazione e della probabile temporanea chiusura. Il parco commerciale ha subito già una prima metamorfosi, un upgrade e un cambio di concept che lo hanno reso, a partire da luglio 2021, un parco dei divertimenti del cibo. A valle un bilancio problematico. Nel 2022, infatti, le perdite dell'ex società di gestione sono state di circa 6 milioni di euro e i debiti hanno toccato i 18 milioni. Bofrost Italia porta avanti i piani di crescita. Nel primo semestre 2023, l'azienda attiva nella vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche ha fatto registrare un fatturato di 146 milioni di euro, con uno spostamento minimo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda prevede l'inserimento di circa 250 persone entro febbraio 2024. La società inoltre ha inaugurato la scorsa estate i primi due Bofrost Point, il nuovo format che permette di instaurare un punto di contatto con la clientela anche grazie a degustazioni e servizi di delivery. Firmato ieri il patto antinflazione tra GDO, Industria e Governo. All'accordo partecipano oltre 30 associazioni di impresa, dal sistema agricolo e industriale fino a chi distribuisce e vende. Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, quindi, in molti supermercati ed esercizi commerciali ci saranno degli sconti su vari prodotti, riconoscibili grazie al logo dell'iniziativa, ovvero un carrello stilizzato con i colori della bandiera italiana. All'interno del paniere calmierato si troveranno referenze di largo consumo, non soltanto alimentari, ma anche per l'igiene della persona, della casa e per l'infanzia. Non accennano a placarsi le polemiche che animano l'opinione pubblica da giorni sulla nuova campagna televisiva di Esselunga. Il cortometraggio racconta la vicenda di una bambina, figlia di genitori separati, che al supermercato sceglie una pesca da regalare al padre, fingendo che sia stata la madre a comprarla.
Lo spot ha scatenato il dibattito tra chi intravede nella storia la scelta di strumentalizzare le emozioni di una piccola e chi ritiene coraggiosa la scelta di affrontare una tematica delicata vista dagli occhi di un bambino, prendendo le distanze dalla consueta comunicazione che ritrae situazioni familiari felici. I creativi hanno replicato alle polemiche, sostenendo che la loro intenzione era di veicolare solo un messaggio semplice che rappresentasse le famiglie di oggi. E abbiamo una notizia dell'ultima ora. Gruppo Vegè e Metro Italia annunciano la conclusione della collaborazione iniziata nel 2020. I due player della distribuzione confermano che il contratto di mandato cesserà alla fine del 2023 e non precluderà collaborazioni future che siano efficaci per entrambe le parti. Alla base della decisione ci sarebbero le esigenze internazionali di Metro e la sua focalizzazione sul cliente Horeca. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie! Questo TGDO è stato offerto da Molino Spadoni, specialista delle farine dal 1921, da Spuma di Champagna, da SEE Automation Digital Packaging e da Costan, brand del gruppo Epta.